minacciare di querela chi chiede di dissociarsi da quello che sta avvenendo fuori dall'inchiesta di Fanpage, soprattutto quando si è nell'esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale, ovvero la Giovanile Fratelli d'Italia, mi pare inopportuno. L'inchiesta di Fanpage sul movimento giovanile di Fratelli d'Italia scuote la politica anche a Montevarchi, nell'Aretino. Tutto è nato da questo post del consigliere comunale Samuele Cuzzoni, con il quale chiedeva all'assessore Lorenzo Allegrucci, componente dell'esecutivo nazionale di Gioventù Nazionale, di prendere le distanze da quanto è emerso nell'inchiesta giornalistica. Penso di avergli fatto un favore a dargli l'assist per dissociarsi da una cosa che lo metterebbe solamente in cattiva luce. Quindi, ma in cattiva luce perché, mi scusi, non è coinvolto lui nell'inchiesta di Fanpage? Non è coinvolto, però lui è dirigente nazionale di quella giovanile. Quante volte a noi del PD ci hanno dato le colpe di quello che succedeva in tutta Italia? Uno si aspetta che anche per sottolineare i valori universali dell'antifascismo uno si dissoci e finisce lì. Secondo Allegrucci, estraneo all'inchiesta, associare quella foto al titolo proprio di Fanpage è stato fuori luogo ed è lui stesso, con un altro post, a ipotizzare di difendersi nelle sedi opportune. Da qui i commenti nei confronti di Cuzzoni, tanto che a sua difesa è intervenuta Ampi Valdarno con un comunicato stampa. Sì, sono stato definito un frustrato, sono stato definito un catto comunista, è stato scritto che non valgo niente. Detto questo, il comunicato di Ampi mi fa molto piacere perché fa capire il mio intento. Il mio intento è di mettere i riflettori sul valore dell'antifascismo. Io non ho niente contro Lorenzo Allegrucci, ma la mia è una richiesta all'assessore Allegrucci in quanto dirigente nazionale di CN. Questa la posizione dell'assessore Allegrucci. Intanto voglio ringraziare tutti per i tantissimi messaggi di solidarietà che ho ricevuto sia sui social che in privato da tanti concittadini e anche da esponenti politici dello stesso partito di Cuzzoni che mi conosco. Nel merito della questione Fanpage non ho alcun problema a prendere ovviamente le distanze dalle frasi antisemite e razziste che si sentono nel servizio, come peraltro hanno già fatto sia i vertici di Gioventù Nazionale che del partito di Fratelli d'Italia. Voglio invece contestare fortemente il metodo utilizzato da Cuzzoni, che per l'ennesima volta mi rivolge degli attacchi più personali che politici, che vengono fatte sulle piattaforme social e non nei luoghi preposti per il confronto politico come il Consiglio Comunale, dove peraltro Cuzzoni non ha proferito parola sull'argomento, infangando la mia reputazione e permettendosi addirittura di creare dei fotomontaggi per associare il titolo di Fanpage a dei volti, delle facce, dei nomi che ovviamente non c'entrano niente con quell'inchiesta, come se io e le altre persone in foto fossimo in qualche modo coinvolti. Visto il danno d'immagine che ritengo di aver subito, confermo la mia volontà di valutare se intraprendere azioni legali.